Ciao amici, buongiorno a tutti quanti. Vi ho parlato ultimamente delle persone negative, delle persone che mi contraddicono, delle persone che mi criticano e sono contrario ai miei messaggi. Ma oggi voglio parlare di voi, persone che credete nel mio messaggio, persone che mi assecondate, che mi date tanta energia, tanta volontà e tanta voglia di fare e di trasmettere quotidianamente ogni giorno il bene. Io non desidero altro che pace, libertà, uguaglianza e diritto a un po' di felicità per tutti noi. Grazie per ogni like, per ogni condivisione, ogni volta che mi siete stati vicino, grazie, ogni volta che avete creduto in me, grazie, ogni volta che avete condiviso un mio video, vi ringrazio e sono con voi. È molto difficile rispondere a tutti perché mi arrivano tanti messaggi da voi, di bene, di benevolenza, tanti ragazzi che mi dicono vai avanti fratello, grazie per quello che stai facendo, che ringraziano i miei sforzi, perché io sono un padre di famiglia, ho il mio lavoro, ho la mia famiglia, ho i miei problemi oltre a quello che sto facendo. Vi voglio ringraziare dal profondo del cuore per il vostro sostegno e questo video è per voi. Io non sono una persona violenta e rifiuto la violenza e so che possiamo pacificamente far arrivare la nostra voce in modo giusto, sano, equilibrato e pacifico, in modo che tutti ascolteranno il nostro messaggio. E cerco di coinvolgere tutti, cerco di coinvolgere gli esseri umani, perché io credo nell'umanità. Prima che io sono un musulmano o un cristiano o un ebreo o un cattolico o un buddista, io sono un uomo e come tale rispetto gli uomini come uomini, uomini e donne. Le rispettano perché fanno stessa parte facciamo stessi membri della stessa parte familiare umana, una famiglia umana unita e grande. Credo nel futuro, voglio che i nostri ragazzi, i nostri figli avranno un futuro migliore dove non regna il razzismo, il fascismo, la disuguaglianza, la discriminazione, l'estremismo. Voglio che le persone siano libere. Penso da uomo libero e sono aperto a 360 gradi. Non sono il classico pensiero del mio paesino, la mia comunità. Io penso in modo aperto a 360 gradi e cerco di tramandare questi messaggi con le persone che credono in me. E ce ne siete tanti, tanti, ma tanti persone che mi mandate messaggi, che mi ringraziate per quello che faccio, che assecondate quello che faccio, che condividete le mie idee. Grazie dal profondo del cuore, grazie che ci siete. Perché siete voi che mi date la forza di andare avanti, siete voi che mi date la fiducia per andare avanti, siete voi che mi date il coraggio di andare avanti. Vi voglio ringraziare tutti. Io non odio Salvini come persona, ma lo biasimo come persona e odio le sue idee profondamente discriminatorie, profondamente razziste, perché è un'ideologia sbagliata che va contrastata e va combattuta, l'ideologia sbagliata, perché Salvini come tale è un uomo può sbagliare. Può fare, però c'è sempre tempo per pentire, c'è sempre tempo per ripensarci, c'è sempre tempo. Noi abbiamo fiducia nell'umanità e crediamo che tutti possiamo riflettere, tutti possiamo pensare, tutti possiamo tornare alle nostre origini, che siamo esseri umani. Prima di essere italiani o marocchini o africani o americani, noi siamo degli esseri umani e come tali dobbiamo ragionare da esseri umani e dobbiamo desiderare al nostro prossimo quello che desideriamo per noi stessi. Perché questo è l'uomo, questa è la verità dell'uomo e questi sono i principi morali sani dell'uomo. Io non odio le persone, ma odio le loro idee sbagliate ed è quello che cerco di contrastare. E grazie a voi io riesco a condividere il mio pensiero che può essere anche il vostro. E tante persone hanno fiducia in me e mi seguono. Facebook mi stanno spamando, le persone contrari ai miei messaggi mi stanno spammando, quindi Facebook mi ha proibito di condividere. Dovete voi condividere i messaggi perché io non lo posso fare e dovete abbonarvi nel canale YouTube che grazie a voi sta crescendo molto, sta crescendo di tanto, in modo proporzionale sta crescendo e grazie a voi che credete in me, grazie a voi che avete creduto che è possibile. Non siamo dei scarti, noi siamo dei... Ci vogliono dividere noi nordafricani, ci vogliono vedere dei spacciatori, ci vogliono vedere i delinquenti, ci vogliono vedere dei scippatori, ci vogliono vedere dei violenti. Noi non siamo così. Ci sono
milioni di nordafricani in Italia che lavorano quotidianamente, padri di famiglie, madri di famiglie, studiosi, delle ragazze che mi chiamano e mi ringraziano, ragazzi che hanno studiato in Italia, che sono di una cultura e di un pensiero aperto e buono e giusto, equilibrato. Ogni giorno ragazze marocchine mi chiamano per ringraziarmi, per dirmi grazie per quello che stai facendo. Ragazze e ragazzi, persone che lavorano quotidianamente, persone che studiano e mi chiamano quotidianamente a dirmi grazie, quello che stai facendo è giusto, bravo, vai avanti, siamo fieri di te. E questo mi dà tanto orgoglio, fa tanto onore, mi dà tanta dignità e tanta forza, tanta energia. Vi voglio ringraziare, ragazzi, del profondo del cuore. Sono commosso, veramente emozionato in questo video che parlo con voi, perché meritate attenzione e meritate. E non è possibile rispondere a tutte, perché oltre ai video io lavoro, sono un padre di famiglia e ho una vita da portare avanti e faccio questo e quello, cerco di essere contemporaneo in tutte e due. Quindi dovete, se non rispondo a qualcuno non è contro la mia volontà. Io voglio rispondere a tutti, abbracciare a tutti e mandare un bacio a tutti. Grazie di tutto per quello che avete fatto e quello che state facendo per me, e grazie della fiducia. Cerchiamo di portare questa cosa avanti e far mandare nostra voce. Lo so che a volte non è possibile, non possiamo noi combattere i giganti, non possiamo combattere questi padroni del mondo che ci vogliono compartizzare, che ci vogliono vedere come dei prodotti con il codice di barra sopra. Tu sei tale, tu sei il tale, tu sei il tale, tu sei di questa religione, tu sei di questa etnia, tu sei di questo paese, e ci incapsulano e ci chiudono. Noi dobbiamo uscire fuori dal tunnel, fuori dall'incapsulamento, fuori da questa capsula che loro ci hanno messo, ci hanno etichettato e ci vogliono vedere schiavi. No alla schiavitù, noi siamo uomini e donne libere. Dobbiamo cominciare a pensare da persone libere, libere da ogni etnia, libere da ogni orientamento religioso, tutto ciò. La religione per me è una cosa intima, è una cosa personale, ognuno può avere la propria fede, però noi possiamo da uomini liberi, donne libere, unirci per combattere le ingiustizie, per combattere le idee sbagliate, per combattere le idee discriminatorie, per combattere le idee razziste, per combattere idee estremiste, per dire no all'estremismo, alla violenza, ma sì a mandare un messaggio in modo pacifico, giusto, equilibrato e sano, tale da ascoltarci, tale da arrivare al cuore delle persone. Siamo tutti persone e dobbiamo fare in modo che il nostro messaggio arrivi nel cuore della gente. E grazie per avermi aiutato, grazie per tutto quello che fate. Questo video era per voi, sostenitori, persone che mi amate come io amo voi. Grazie di cuore. Io so che ci sono milioni di persone in Italia come me, italiani e stranieri e marocchini e nordafricani. Un bacio a tutti quanti, un abbraccio a tutti, un abbraccio grande a tutti voi. Grazie per tutto quello che state facendo, grazie per la forza e l'energia che mi regalate ogni giorno. Io non me ne fermerò mai, non avrò mai paura di nessuno, dirò sempre la mia, manderò sempre le nostre idee, combatterò sempre per il bene. Ripeto, io non desidero altro che libertà, pace, uguaglianza e diritto a un po' di felicità per tutti noi. Ciao e buona giornata e grazie ancora, ragazzi. Cercate di condividere questo video e entrare nel canale YouTube e mettere un bel like, in modo che, perché Facebook mi blocca continuamente. Ora non posso condividere, quindi deve essere anche YouTube, deve crescere. Non mi interessano i guadagni. Non badate a quelli che dicono questo lo fa per guadagno. Io ci credo nelle mie idee, ci credo nei miei messaggi, credo che ci sono persone come me che mi aiutano, persone che mi aiutano. Aiutatemi ad aiutarci in modo che faremo arrivare la nostra voce. Grazie, scusate se ho prolungato questo video, ma era importante perché ci tenevo a ringraziarvi tutti, uno per uno. Un abbraccio a tutti quanti, uno per uno, tutti coloro che mi aiutano e mi sostengono e sostengono le mie idee quotidianamente e mettendoci tutto l'impegno e tutto l'amore per me. Grazie, un bacione a tutti, ragazzi, e buona giornata.